bottone che tira, quel senso di gonfiore dopo i pasti, qualche borbottio nella pancia. Ecco un decotto che possiamo chiamare antigonfiore. Eccolo, cioè pancia piatta. Perché decotto? Perché noi dobbiamo far bollire questi ingredienti insieme con l'acqua. Di solito invece la tisana versiamo l'acqua bollente all'interno della tisaniera dove già sono presenti le foglie o i fiori. In questo caso invece abbiamo i semi. Se abbiamo i semi di anice, i semi di anice non solo conferiscono un delizioso profumo alla nostra tisana, ma hanno proprietà digestive. Non solo contrastano il gonfiore addominale, ma aiutano anche ad inibire la fermentazione intestinale, quindi rilassano proprio la muscolatura dell'intestino. Mentre i semi di finocchio hanno proprietà drenanti e digestive, quindi aiutano, favoriscono la diuresi, quindi l'eliminazione dei liquidi in eccesso, e aiutano anche ad eliminare, a contrastare quella formazione di gas addominale. Infine, i semi di coriandolo non solo sono profumatissimi e quindi regalano anche all'alito un odore gradevole, ma hanno anche proprietà antispastiche e stimolanti. Insomma, facciamo bollire un cucchiaino di semi di coriandolo, un cucchiaino di semi di finocchio e un cucchiaino di semi di anice verde all'interno di circa 250 ml di acqua per circa 5 minuti. Chiudiamo il fuoco, lasciamo coperto l'infusione per circa 5-7 minuti, dopodiché, eccolo qui, il colore, versiamo nella nostra tazza e sorseggiamo, possibilmente dopo i pasti.